perché lo devi andare. Basta promesse, per favore, siamo seri oggi. Allora, onde evitare di ascoltare di nuovo la solita storia, facciamo un attimo il punto della situazione. Ricordiamoci dove viviamo. Noi viviamo a Teramo. Teramo è una città che sta in seconda zona. Che vuol dire? Vuol dire che siamo in una zona sismica. Vuol dire che dovremmo avere una normalità che tanti reclamano questi giorni, perché si sono persi i giorni di scuola, perché alcuni bimbi entrano e altri no. Ma la normalità sarebbe portare dei figli in una scuola sicura, in una scuola... Si devono portare i figli in una scuola dove, quando li lasciamo, sappiamo che li andiamo a riprendere, che sono sani, che stanno al sicuro. Abbiamo sentito tante cose questo tempo. Abbiamo sentito che le scuole sono agibili. Signori, è la prima volta che un terremoto migliora le scuole. Non è... è successo solo a Teramo, siamo dei miracolati. Ricordiamoci un attimo quello che sta accadendo adesso. Teso, raga, teso. Ora siamo in una situazione... ridicola, dove ci dicono che i nostri figli, i bambini delle medie, delle elementari, dei nidi, degli asili, dei licei, stanno in scuole rattoppate. Sapete che vuol dire? Che se voi fate un incidente stradale e vi devono operare perché è urgente, vi mettono un cerotto e vi rimandano a casa. Vuol dire che non farete... Noi vogliamo scuole sicure, vogliamo le verifiche sismiche. Pretendiamo che si smetta di fare... Sindaco, il comizio lo facciamo domani. Dobbiamo iniziare a fare delle cose strategiche. Siamo tantissimi, tanti oggi non ci stanno perché dovevano lavorare, tanti sono costretti a portare figli in scuole non sicure perché non hanno alternative, perché i MUS si dice che non si possono avere, altri comuni dell'Abruzzo i MUS li hanno, i sindaci hanno spostato bimbi in scuole in posti sicuri, in costruzioni dove sono stati spostati per la loro sicurezza. Noi la sicurezza qua ce l'abbiamo sempre solo a voce, e adesso basta con la voce, adesso vogliamo... Se servirà raccoglieremo ancora altre firme, la prima volta erano 1000, stavolta saranno il doppio, e andremo alla regione, se non basta andremo a Roma. Città è che ci sentono ma non ci ascoltano. Noi andiamo a Roma però non ci andiamo a fare i sensi. Sindaco, se deve dire qualcosa venga qua, parli con noi. Sindaco, venga dove la possono sentire tutti. Abbiamo deciso di fare delle cose. Noi richiediamo un po' di aiuto da voi, perché ci servono dei rappresentanti, un rappresentante per ogni scuola. Sceglieteli voi, ogni istituto ne scelga uno. Ci serve una rappresentanza per andare a parlare con le autorità, per portare ogni realtà di ogni singolo istituto. Non dobbiamo più stare in silenzio ed essere confusionali, dobbiamo essere... Dobbiamo avere degli obiettivi, i nostri obiettivi sono questi. La scuola ha speso più di 10 milioni di euro negli ultimi anni e non abbiamo una scuola a norma. Con questo
10 milioni, che ci abbiamo fatto? Con questi 10 milioni che cosa abbiamo fatto? Il maquillage alle scuole? Che cosa stiamo concludendo? Nulla! Vogliamo delle indagini! Che cosa è successo con questi soldi? Chi li ha presi questi soldi? Che cosa sono stati, quali lavori sono stati fatti con questi soldi? E come mai non sono stati spesi prima di tutto i soldi per le verifiche sismiche? Perché non è stata fatta una verifica sismica di tutte le scuole? Una lista! E perché c'era stato detto che 5 scuole sarebbero state chiuse e guarda caso all'indomani delle verifiche 5 scuole così sono state chiuse. Abbiamo bambini che sono stati messi, spostati come a dama da qua a là, da là a qua. Chi le ha fatte le verifiche per attestare che queste scuole fossero idonee ad accettare altri bimbi? Abbiamo richiesto la protezione civile, l'abbiamo ottenuta. La protezione civile ci sta aiutando in qualche scuola per i bimbi, ma ancora non sono stati fatti i piani di evacuazione. Se succede qualcosa ai nostri figli, chi li salva? Io non voglio pregare, perché io non prego Dio tutte le mattine che il mio figlio sta a scuola. Io voglio che... la giunta, l'opposizione, la provincia si decide a fare qualcosa di concreto, perché non si può fare, non si può dire potremmo fare, potremmo dire, non ci basta più. Adesso se il sindaco fosse così gentile da far finta di sentire e venire qua a parlare, il contraddittorio lo facesse con noi, non con i giornalisti. Abbiamo dei tecnici che ci aiuteranno, abbiamo dei tavoli di lavoro con architetti, ingegneri, strutturisti e non del comune. Per ora ci serve, per chi sta a scuola, piani di evacuazione adeguati, protezione civile a tutela di chi sta a scuola. Per chi rimane a casa ci serve la collaborazione delle dirigenti, delle maestre, perché noi siamo costretti a lasciare i nostri figli a casa. Vado dal sindaco? No, poi dice che sono aggressivo. Durante la prova d'evacuazione si sono arrabbiati perché rallentava la fila. La realtà è che non ci sono piani di evacuazione che comprendano scuola per scuola e bimbi diversamente abili. Chi li deve fare questi piani? Noi? Siamo noi che dobbiamo tutelare i nostri figli o siete voi? La mancanza di rispetto, sindaco, ma anche di rispetto ai cittadini! Oh!
Allora, per i MUSP abbiamo scoperto una cosa. All'indomani del terremoto di agosto, il sindaco disse che li voleva i MUSP, che li avremmo ottenuti i MUSP, che si sarebbe battuto per i MUSP. A quanto pare non è andata molto bene la battaglia, perché poco dopo ha detto che non si potevano avere. Raccoglieremo delle firme a breve, in settimana. Con queste firme bypasseremo il sindaco, bypasseremo presidente della provincia e andremo direttamente a Roma. Bypassiamo, c'è un solo grido da dire adesso. Per il ma quanto è bella sta cosa, sindaco, il comizio lo vado a fare domani. Ci rincontreremo sabato e se sabato non saremo abbastanza lo faremo anche di domenica e se non saremo abbastanza manifesteremo ogni settimana perché adesso non possiamo fermarci. Bruchi qua, 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 bruchi qua. Bruchi qua, bruchi qua, bruchi qua, bruchi qua, bruchi qua. Si chiama contraddittorio. Quando le verifiche sismiche sono di, quando le verifiche sono spedizive di primo tipo. Ora noi le chiediamo una cosa, oggettivamente, praticamente, senza fare che potremo, lei che vuole fare? Io, sì, vabbè, ragazzi, buongiorno innanzitutto. Se volete che parlo mi dovete ascoltare, poi magari alla fine del discorso fate quello che ritenete opportuno. Le nostre scuole, io parlo delle scuole del comune, perché non posso parlare anche per le scuole della provincia, eh no, non posso perché la mia responsabilità è per le scuole comunali, poi il presidente Renzo Di Sabatino è responsabile delle scuole superiori, a ognuno il suo, perché io mi devo occupare di 27 edifici scolastici, 27, per un totale di 5.400 ragazzi, 5.600, le scuole superiori sono 5.400 ragazzi che le frequentano. Allora, per quanto riguarda le scuole di mia competenza, sono 27 edifici, 13 hanno la verifica sismica. E in questi abbiamo fatto il miglioramento sismico. Ma abbiamo fatto dove? Degli interventi 10 giorni, che hanno migliorato l'antisismicità. Le scuole, adeguate le sugli altri, erano tutti agibili le scuole nel abbiamo. Anche la scuola gli altri. Anche la casa dello studente era agibile all'Aquila. Anche il convitto! Ha visto che fine hanno fatto? Non dobbiamo ripetere! La morte degli altri deve essere servita a qualcosa! È inagibile! Qui da noi a sindaco! Lei si deve augurare solo che non succeda niente! Ci sono i nostri figli qua! Sì, invece in tre settimane abbiamo fatto i lavori in quelle criticità che hanno riscontrato dei tecnici della Dicomac, gli ingegneri. I tecnici fanno le cazzate! Lei deve far parlare però, lei deve far parlare, poi parla lei. Facciamo un fesso alla volta, il primo fesso sono io, però una alla volta, poi io faccio parlare. Poi mi hanno chiesto di parlare, se lei mi parla sopra, io non capisco, lei non ascolta quello che dico. Dopo parla lei, stia tranquillo, parliamo una alla volta però. Allora, stavo dicendo
Stavo dicendo che i lavori che sono stati fatti sono lavori che sono stati richiesti dai tecnici della Dicoma. È chiaro che ove i tecnici della Dicoma, in una verifica cosiddetta speditiva, che non è solo guardare la scuola, come qualcuno dice, la verifica speditiva da un punto di vista tecnico ha altri presupposti, ma al netto di questo hanno richiesto dei lavori, i lavori sono stati fatti così come richiesti nei tempi necessari e le scuole hanno avuto il permesso di riaprire, perché abbiamo fatto questi lavori, sono stati fatti nei tempi necessari e li abbiamo fatti tutti per quanto riguarda le scuole comunali. Quelle scuole che invece sono state dichiarate inagibili dalla Dicoma, 4 scuole le abbiamo chiuse. E spostate in una scuola dove l'anno scorso è stata dichiarata non sicura e quest'anno è sicura. No signora, quella scuola è stata dichiarata non sicura, glielo spiego io perché. Perché in con quella scuola... di acqua. No signora, ma l'infiltrazione di acqua è perché si era rovinato... E allora abbiamo dato una pitturata, ma no signora, non abbiamo abbiamo rifatto il cappotto sopra, signora. Faccia la brava. Quella scuola era dichiarata non sicura perché lì dentro, secondo un verbale dei vigili del fuoco, si facevano delle attività che fa l'università che di veterinaria che dovevano necessitavano di interventi, non è che non era sicura per altri motivi, per questo non era sicura e c'è il verbale dei vigili del fuoco che lo attesta, non lo dico io. Quindi ragazzi, al netto di tutto, noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre corde per dare maggiori garanzie a tutti. Io posso capire che non è sufficiente, però non ci sono in questo momento alternative. Le alternative le dobbiamo creare, questo è il discorso, quindi bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa sulle scuole, bisogna cominciare a non ristrutturare, a non recuperare più edifici che non hanno una vita oramai. Bravo! E bisogna cominciare a costruire, bisogna cominciare a costruire scuole nuove. Io l'altro giorno ho sentito, sono sentito con il sindaco di Campobasso che una città che dopo il sisma che c'è stato qualche anno fa, dopo 2 anni, però ci ha messo 2 anni, ha costruito una scuola a moduli antisismica che ospita 1200 ragazzi del liceo scientifico. Questo è il futuro, questo è il futuro e ci stiamo già lavorando dal primo giorno, il giorno dopo il sisma. Oggi abbiamo cercato, abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità, perché anch'io sono un genitore che ha 2 figli che sono a scuola, una alla San Giuseppe e una al classico. Ci dice del Delfico però. Io il Delfico che le posso dire? Io come genitore ho chiesto a Renzo di San Martino, mia figlia va a scuola al classico, mia figlia è in classe adesso, ci può andare? E lui mi ha detto, mi hanno detto mia figlia a scuola. Questo è. Però se ieri abbiamo avvisato che la pubblicità di sicurezza del Delfico aveva dei problemi, l'abbiamo appurato ieri e l'hanno appurato 2 vigili, genitori degli allievi. Io questo sto chiedendo, però lei è il sindaco della città, quindi anche il sindaco io mi rivolgo a lei. Certo. Io farò nuovamente un interpello al presidente Sabatino. Anche di Sabatino sono gruppi qui, perché il problema è anche del convitto. Sono qui però, ma io posso parlare per me. Io l'ammiro per questo, non la siamo a criticare. Quella porta di sicurezza non è non c'entra niente il sisma, è ai sensi del decreto 81 del 2008. Cioè stiamo parlando di un decreto legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Bravo! Se è questo che le chiedo. Arrivato a questo punto c'entra poco, le parlo anche da collega, essendo io una sua collega, come INAIL, io le chiedo da persona che conosce il decreto 81, perché ci sono voluti 2 genitori degli alunni dei vigili del fuoco per far notare questo con i tecnici che sono andati dentro? Allora, i tecnici avrebbero dovuto rilevare questo, sindaco, è questa la domanda che le facciamo. Noi
vogliamo avere fiducia a tutti, però se ci accorgiamo durante una conferenza con il presidente della provincia che c'è una porta non a nord e per il decreto 81 che è del 2008, la preoccupazione in noi avanza e quindi lei è il mio sindaco, lo chiedo come sindaco. Anche nel momento del presidente della provincia che ho già fatto per la delle... non stiamo parlando di sisma, stiamo parlando di decreto 81 del 2008 sulla sicurezza, la sicurezza, protezione sui posti di lavoro al Delfo. Allora, c'è, però ce lo spieghi questo. Come faccio a spiegare? Non è una scuola che ho verificato io, posso prendere l'impegno che non hanno la scuola di sicurezza, San Berardo nella Covid, cioè qua c'è un decreto apposta dove ci sono la San Berardo rispetta la normativa. Ma il decreto sta lo vogliamo mettere in sicurezza?